Le nostre case cadono a pezzi, i nostri bambini non possono giocare serenamente nei cortili e le erbacce stanno invadendo ciò che rimane dei marciapiedi sempre più danneggiati. Con queste parole i residenti della via Giacomo Puccini hanno voluto ancora una volta rivolgere un appello alle istituzioni, incontrandosi assieme al presidente del comitato del quartiere San Pietro, Marcello Gangi. Sotto il portone d'ingresso delle loro case hanno discusso di ciò che più preoccupa gli abitanti della zona, vale a dire gli intonaci pericolanti che da tempo ormai mettono in serio pericolo la loro sicurezza. In alcuni balconi, infatti, il cornicione è praticamente inesistente e parte del prospetto, con la pioggia di maltempo delle stagioni scorse, è andato gradualmente staccandosi dalla facciata dell'edificio. Appelli, segnalazioni all'ufficio tecnico e all'ufficio autonomo case popolari, poiché gli appartamenti sono di loro pertinenza, sembrerebbero non aver raggiunto una soluzione ed i residenti temono che il loro grido d'allarme possa trasformarsi in una vera e propria tragedia. Sono situazioni in cui di mezzo c'è l'Istituto Autonomo Case Popolari che a quanto pare ha avviato le pratiche per intervenire, in quanto si è riscontrato un depotenziamento del cemento durante evidentemente la costruzione dei palazzi stessi. Quindi diciamo che c'è un'assunzione di responsabilità per le strutture portanti da questo punto di vista. Quello che interessa agli abitanti, ed è un disagio reale, è il sapere dove andranno a finire al momento in cui si inizieranno questi lavori. L'hanno già chiesto all'istituto, ma l'istituto diciamo che ha preso tempo, nel senso che sino a quando non arriverà la relazione del tecnico che ha appurato lo stato di pericolo, non hanno deciso ancora come sistemare queste persone. Questa è la preoccupazione principale degli abitanti di questa strada. Poi hanno segnalato tutta un'altra serie di problemi. A parte il dissesto di portici, la strada, l'incuria delle zone verdi, la caduta di intonaci già verificata. Mi è stato segnalato poco fa che una signora una sera si è vista sfondare la tenda del balcone da due pezzi di forati addirittura, quindi c'è uno stato di pericolo pubblico piuttosto serio. Gli abitanti aspettano una risposta da parte dell'Istituto delle Case Popolari per vedere cosa intende fare, soprattutto, ripeto, circa la sistemazione delle famiglie che dovessero eventualmente abbandonare gli appartamenti per i lavori.